anche se allo scadere il Crotone batte il Lanciano per 3-2 e sabato prossimo affronterà il Cesena per il terzo turno eliminatorio di Coppa Team. È stata una gara sempre comandata dai ragazzi di Mister Drago, tranne che nella parte centrale del secondo tempo, dove hanno subito gli abruzzesi. Sì, c'è da dire che avevamo sprecato anche tanto. E quando non si riesce a far gol bisogna stare attenti perché si può subire. Quindi questo è stato il succo. Sono arrabbiato infatti per quel quarto d'ora fra il 20° e il 35° perché ci arrivavamo. Comunque Massimo, c'è tempo per portare le dovute correzioni. Ma secondo me abbiamo fatto una grandissima gara. No, mi riferisco, sì, indubbiamente, mi riferisco a questi momenti. Sì, quello è più un fatto mentale, no? Perché ci arrivavamo con facilità, facevamo gioco, però a volte dovevamo avere un po' più di equilibrio. Abbiamo subito qualche ripartenza non dobbiamo lasciare questo spazio e questo campo agli avversari. Però sono ampiamente soddisfatto perché abbiamo fatto un primo tempo straordinario. Abbiamo creato tantissime palle gol, penso che la gente si sia divertita. E quindi siamo soddisfatti. E comunque una vittoria, anche se arrivata alla fine, che dà sempre morale perché ti consente di acquisire maggiore sicurezza. Sì, una vittoria che dà morale, anche perché sarebbe stato un dispendio energetico ulteriore, cioè con questo caldo, dopo che avevamo speso tanto, fare un'altra mezz'ora di tempi supplementari sarebbe stata dura. Però abbiamo cercato in tutti i modi, quello che è un po' mi rammarica che abbiamo creato tantissimo e non abbiamo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo creato. Bravissimo, hai ragione. Sabato si va a Cesena, come intendi continuare fino a sabato? Adesso dobbiamo recuperare energie mentali e fisiche. E poi ci andiamo a giocare questa gara col Cesena con testa alta, come sempre, cercando di vincere. Vorrei chiedere prima se è il pensiero un attimo collettivo che gira tra tutti voi, lo considera calcio d'agosto? Ma io penso che questa sia stata una partita spettacolare per le occasioni da gol che si sono create, per i 5 gol che si sono visti, la qualità che ha il Crotone per le occasioni che abbiamo avuto noi sul 2-2 dove potevamo chiudere la partita. Calcio d'agosto, normale che non è calcio che andremo a affrontare tra 15 giorni, che è un calcio completamente diverso visto che siamo ancora sotto preparazione, però questa secondo me è stata una partita bella e importante. Una partita che comunque ha dato le dovute indicazioni a lei quanto a Drago. Sì, noi abbiamo cambiato gran parte di giocatori rispetto all'anno scorso, ci sono tantissimi giovani, basta vedere che oggi eravamo in campo con 91, 92, 93, però per quanto mi riguarda ho avuto indicazioni importanti, anche se bisogna migliorare su qualche errore di troppo. Sembrava che nel secondo tempo, nella parte centrale del secondo tempo, avesse cambiato un attimo il sistema di interpretare la gara, un po' più presenti nella tre quarti crotonese, forse meno aggressivi di quanto non abbiate fatto in questa parte centrale. Ma il calcio va interpretato in due fasi, c'è la fase di possesso e la fase di non possesso. Noi il primo tempo eravamo troppo remissivi, eravamo troppo bassi e abbiamo subito un pochino troppo il Crotone. Come siamo usciti facendo le nostre giocate, l'abbiamo messo anche in grande difficoltà. Basta guardare il secondo tempo che l'abbiamo presa, l'abbiamo pressato più alti, abbiamo avuto la palla gol per vincere la partita più di una volta, non siamo stati bravi a sfruttarla, mentre il Crotone è stata brava a crederci fino al 95esimo dove è finita la partita. 3-2 giusto secondo lei? Ma vedendo le occasioni da gol, le occasioni che sono state create, io penso che il risultato più giusto forse fosse stato il pari e poi ce la potevamo giocare a supplementari. E comunque mi consente una domanda, meno male che non siamo andati ai supplementari. Lo so, per noi potevamo andare a supplementari anche perché ci fermiamo qui, partiamo domani. Sì, vabbè, allora sareste potuti pure rimanere. Vabbè, il calcio è questo, sì. Abbiamo perso il 95esimo, onore al Crotone, lavoreremo sugli errori. Grazie.